Buongiorno a tutti, benvenuti alla 11ª edizione di BTO. Grazie di essere venuti. Quando abbiamo deciso come costruire il palinsesto, l'avete visto, è molto ampio, ci sono più di 200 relatori, abbiamo riflettuto molto su queste parole. C'è la forte esigenza, almeno sentita da noi, che è quella di provare a raccontare cosa sta succedendo adesso ed ora, qui, in questo momento, hic et nunc, direbbero i latini. Perché c'è un fermento talmente straordinario, talmente importante, di cambiamento, che ci sembrava davvero rilevante provare a fare una fotografia dello stato attuale, con uno sguardo al futuro, come sempre dobbiamo fare. Per costruire questo palinsesto così complesso, come dice la canzone di Ligabue, ci vogliono soprattutto buoni compagni di viaggio. E quindi il mio primo grazie va ai quattro coordinatori che hanno lavorato con me in tutti questi mesi e a Robert, ovviamente. Se vi volete alzare, siete voi. Senza di loro sarebbe stato impossibile fare questo lavoro. Ma sapete un po' anche l'altra novità di quest'anno è un gruppo scientifico, un advisory board molto grande, 50 persone. Il perché di questa scelta nasce dalla coscienza da parte di tutti noi che l'esperienza turistica vista soprattutto dai nostri ospiti è un'esperienza continua fatta di mille micro moments, direbbe Google, e quindi sono veramente tante le sensibilità, le competenze, le conoscenze che sono necessarie a costruire una straordinaria esperienza turistica in questo paese. Quindi tante persone con mondi, conoscenze e competenze diverse che hanno lavorato tutte insieme per raccontarci che cosa fare. Due parole sul termine smart, che è, come sapete, la parola che ha riunito tutto il programma. È molto interessante vedere in inglese quali sono i sinonimi e i contrari e soprattutto come queste parole si adattano in maniera straordinaria all'offerta turistica, soprattutto dell'Italia. C'è il termine della velocità, c'è il termine dell'adattamento, c'è il termine dell'essere in qualche maniera ingegnoso. Questo termine sta proprio dentro il nostro sistema, che è ancora un sistema fatto di piccole imprese e microimprese che tutte le mattine si ingegnano a trovare una soluzione per la sfida della contemporaneità, di essere sempre più smart. Anche trovare delle definizioni di smart tourism non è per nulla semplice, il termine è molto complesso nelle sue interpretazioni e pertanto può essere in qualche modo letto in modo diverso. Quelli che vedete sono due paper, questo in modo particolare ragiona molto sul termine delle infrastrutture, dei dati. Ci sono sempre però delle parole che troviamo, connessioni, social connection, quindi combinazioni. Ecco che incominciamo ad avere un po' di riflessioni su qualcosa di più interessante dietro il termine di smart tourism. Poi c'è questa riflessione molto bella di un paper cinese sulla differenza fra smart ed intelligent. Anche in questo caso ciò che viene messo in risalto è la capacità di adattamento e ai cambiamenti. Sempre più, ci dice la Commissione europea, sempre più veloci. Cambiamenti della domanda che impongono in qualche maniera una capacità intelligente, smart, di vedere il mondo. Abbiamo declinato nel nostro programma questa parola con tutta una serie di definizioni, sapete entra dentro il palinsesto di BTO per la prima volta in maniera importante anche il food, settore che più di altri in questo momento si sta confrontando con i cambiamenti digitali, con tutto quello che le piattaforme portano, come ha fatto in qualche maniera l'hospitality qualche anno fa. Ho trovato questo piccolo video che mi sembra molto interessante.
Perché poi dietro a questo discorso noi dobbiamo un po' riflettere su che cosa è, cosa serve essere smart. E in questo caso una grande smart city, una città pensata per essere smart, riflette sul senso profondo che c'è dietro questa parola, che è la felicità di chi ci risiede. Come abbiamo costruito il palinsesto, altrettanto facciamo adesso insieme a voi nel definire la parola smart, e quindi chiedo di salire sul palco quattro importantissime persone che sono dentro il nostro programma, ognuna per il proprio settore: Giovanna Manzi per Hospitality, Elena Farinelli Food and Wine Tourism, Serena Giusto per Digital Strategy e Emma Taveri per Destination. A loro abbiamo chiesto di dirci, secondo il loro punto di vista, che cosa vuol dire smart nel settore che conoscono meglio. Comincio io con il Destination. Innanzitutto grazie per questo invito, sono onorata di aprire per il mio topic preferito questa BTO 11. Per me Smart Destination, so che sono al BTO e dovrei parlare di tecnologia, innovazione e digitale, però vorrei partire dalle basi. Per me una Smart Destination è innanzitutto una destinazione che ha una strategia, che sia una strategia coerente con il mercato, che quindi intercetti i trend e crei delle opportunità reali per gli operatori locali, quindi voluta dalla politica, voluta dall'amministrazione, incentivata, ma che abbia con sicuramente in mente il benessere e la felicità degli operatori. Seconda cosa, una destinazione che collabora, in cui gli operatori siano costantemente informati su quello che si sta facendo, sulle politiche, e in cui possano dare il proprio feedback e monitorare i risultati. Una destinazione in cui sicuramente il destination manager deve avere delle skill, delle capacità di creare delle campagne di marketing che siano innovative, in questo caso sì, che siano che intercettino i trend, che possano portare il target ideale in destinazione. E per ultimo, secondo me, una smart destination è sicuramente una destinazione che sia gestita come un'impresa, quindi mi piacerebbe vedere più destinazioni gestite con un approccio imprenditoriale, che abbiano come obiettivo sicuramente il generare economia locale e quindi il benessere e la felicità degli operatori locali, della politica, ma soprattutto del viaggiatore. Grazie mille. Grazie. Elena. Cosa possiamo dire di Food & Wine, che appunto è il primo anno che c'è qui in BTO? Che il mondo del turismo e quello della tutto ciò che Food & Wine sono collegati ormai è assodato. Tutti noi scegliamo la destinazione anche in base a quello che offre dal punto di vista gastronomico. In che senso è smart? Ma nel senso di tutti gli strumenti che noi diamo a disposizione per migliorare l'esperienza del turista. Quindi abbiamo le app sul nostro telefonino, abbiamo i chatbot, abbiamo i social network, abbiamo una serie di startup che creano servizi accessori laddove appunto magari le istituzioni sono carenti, e questi strumenti vengono usati in varie fasi dal turista. Una fase di ispirazione, perché chiaramente io posso scegliere una destinazione, e qui siamo a casa mia, Firenze, patria, anche in base all'offerta gastronomica, quindi tutto ciò che può fare, si diceva una volta storytelling, oggi lo chiamiamo food telling, cioè raccontare il territorio. Ma questi strumenti, questa tecnologia la usiamo anche in fase di fruizione, quindi prenotazione dei ristoranti, fare arrivare il cibo dove i turisti vogliono, e poi ovviamente la parte finale, quindi tutto ciò che è condivisione, racconto, poter postare e raccontare quello che noi viviamo come cibo. E in questi due giorni cercheremo di raccontare tante belle realtà, e anche insomma in un mondo in cui il cibo sta diventando sempre più anche esposto, quindi insomma questa è una bella sfida che sono contenta che Francesco ha voluto. Grazie. Bene, grazie Elena. Ciao Francesco, buongiorno. Prego, a tutti. Serena. Smart Tourist per me è per definizione il turismo intelligente, no? Quello in cui la tecnologia ci viene incontro per risolvere determinati problemi. Il problema stesso è che la tecnologia di per sé è un casino, e lo dico anch'io che ci lavoro dentro, nel senso che è in continua evoluzione e è difficile stargli dietro. Quindi il rischio è spesso di focalizzarsi troppo sugli strumenti e di dimenticare quella che è invece la strategia e l'esperienza delle persone, no? Che quella deve essere al centro, e tramite la tecnologia possiamo arrivare a raggiungere i nostri obiettivi. Devono essere la tecnologia al servizio delle persone e non viceversa. Grazie. E allora la più vecchia sta quel, diciamo così, di fare la chiosa. Secondo me oggi smart tourism vuol dire per tutti noi, che siamo una comunità, perché siamo fatti di tanti piccoli pezzetti, ma siamo una comunità,
vuol dire abbracciare la sostenibilità, Francesco. Vuol dire che se ci teniamo che le nostre aziende vadano avanti, che il nostro patrimonio culturale possa essere valorizzato e che ci teniamo anche al nostro lavoro, perché ci piace il nostro lavoro, ci piace farlo ancora con il turismo, bisogna che tutti quanti noi nel nostro piccolo abbracciamo un progetto di sostenibilità. L'altro giorno sentivo Mercalli, no, il climatologo, che ha fatto un annuncio, ha detto non viaggiate. Viaggiate il meno possibile. Certo. Voi capite che se questo diventa un trend topic, no? Come dicono quelli, il nostro mondo è un mondo che è destinato a scomparire. Perché? Perché tutti quanti ci additano, perché il turismo comunque ha un impatto. E allora noi stessi oggi dobbiamo pensare che di fare di questo invece un volano di innovazione. Allora c'è chi cresce, chi nasce, diciamo così, con dei talenti, e c'è chi cresce come noi delle imprese del turismo, cresciamo con questi talenti, li facciamo nostri, li facciamo diventare innovazione. E io non c'ho le treccine, più che altro non c'ho manco 16 anni, questo volevo dirlo, però secondo me se non abbracciamo la sostenibilità con un progetto credibile, perché deve essere credibile? Perché altrimenti il cliente ci derubrica, no? E dice vabbè, quell'albergatore vuole soltanto risparmiare sulla lavanderia, voglio dire, no? Quando diciamo dell'asciugamano, delle robe. Qui il progetto deve essere credibile, deve coinvolgere, deve avere la presunzione di coinvolgere il cliente e deve fare in modo di avere un impatto, anche piccolo. Quindi quest'anno plasticless, fino agli anni passati stay for the planet, ma oggi qui, quindi right here, right now. Grazie Giovanna. Bene. Ce l'andiamo? Sì. Sfidiamo in modo gentile. Qualche giorno fa, lo sapete, abbiamo festeggiato il 30 anni, il compleanno della rete. Era il 12 marzo 1989. In 30 anni, questa è la stima più recente, 4 miliardi 390 milioni di utenti connessi alla rete, con una crescita anno su anno del 9%, quindi non solo cresce molto, ma non ci sono cenni in questo momento di particolari riduzioni. Abbiamo chiesto a uno dei nostri partner, Skift, quali sono le tendenze principali nel 2019. Anche in questo caso sono tre elementi interessanti. Il fatto che gli strumenti digitali consentano sempre di più al viaggiatore di essere co-creatore del proprio viaggio, in una semplificazione di, guarda caso, connessioni di servizi, di esperienze, quindi sempre più interessante. Un anno in cui gli strumenti di conoscenza sono talmente diventati rilevanti da parte degli imprenditori da poter per la prima volta poter leggere con attenzione la propria offerta con gli occhi dei propri ospiti. E altro argomento interessante che poi affronteremo nell'arco di queste due giornate è questa ibridazione continua tra i sistemi di ospitalità ed in modo particolare un cambiamento anche da parte delle grandi major del turismo rispetto a locazioni, appartamenti, suite e quant'altro. Questa è una bella ricerca uscita recentemente, voluta dalla Commissione Europea, Università della Danimarca, sulla digitalizzazione nel turismo delle piccole e medie imprese europee, che vi consiglio di leggere, è un paper che si può scaricare. Molto mi sono permesso di metterla in cassetto, la fase conclusiva della loro riflessione. Tutto quello che succede, tutto quello che può capitare attraverso, vedete, la quarta fase, quella di diventare una smart destination con delle smart enterprises, quindi un sistema integrato, è comunque legato alla capacità di collaborare, share and learn. Quindi avere sempre più strumenti di competenza, tutto sommato è questo il grande scopo della BTO, e soprattutto trovare sistemi nuovi di collaborazione. E quindi le sfide quali sono, se questi sono i presupposti? Beh, ci siamo permessi di inventare un neologismo, la digital suasion. Siamo convinti che la rete possa insegnarci a fare rete. Questo è un po' il concetto di base.
il concetto di intelligenza collettiva, di connettiva di Kirchhoff, è l'idea che il sistema aiuti a fare sistema. Sono parole strautilizzate, ma c'è ancora davvero molto molto lavoro da fare. E poi, right here, right now, cercare di essere ben coscienti di che cosa sta succedendo. E per fare questo tocchiamo un tema, anche questo, che sarà molto utilizzato durante queste due giornate: intelligenza artificiale, comandi vocali. Io ho chiamato a testimonial un film che ha, pensate, il sesto membro dell'equipaggio del Discovery non ha dovuto essere messo in condizione di ibernazione, perché in realtà è l'ultimo ritrovato in fatto di macchine pensanti. Il calcolatore HL9000, che può riprodurre, alcuni esperti preferiscono la parola imitare, la maggior parte delle attività del cervello umano, con una velocità e una sicurezza incalcolabilmente maggiori. Abbiamo parlato con il calcolatore HL9000, al quale ci si rivolge chiamandolo HAL. Buonasera, HAL. Come vanno le cose? Buonasera, signor Emmer. Tutto va estremamente bene. HAL, tu hai un'enorme responsabilità in questa missione. In molti sensi forse la maggiore responsabilità di ogni altro membro dell'equipaggio. Tu sei il cervello e il sistema nervoso centrale dell'astronave e le tue responsabilità comprendono la sorveglianza degli uomini ibernati. Questo ti causa mai una certa apprensione? Possiamo dire questo, signor Emmer. La serie 9000 è il laboratorio più sicuro che sia mai stato creato. Nessun calcolatore 9000 ha mai commesso un errore o alterato un'informazione. Noi siamo, senza possibili eccezioni di sorta, a prova di errore e incapaci di sbagliare. Pensate quanto è contemporaneo una visione di questo tipo. Ho visto l'altro giorno in rete che esiste una versione di Alexa che è confezionata come AL9000. AL9000 è esattamente quello di cui vorremmo parlarvi adesso. Alexa, cosa mi consigli di fare a Firenze? Caro Francesco, la cosa più interessante di oggi è senza dubbio la BTO. Ovviamente abbiamo scherzato, gli abbiamo chiesto di rispondere così, però le interfacce vocali, i sistemi di connessione e soprattutto l'intelligenza artificiale, l'apprendimento che questi strumenti fanno quotidianamente per diventare sempre più reattivi alle nostre richieste, sono un elemento fondamentale. Alexa, accendi la luce. Ok. E poi c'è tutta la parte della domotica, se funzionasse. Alexa, accendi la luce. Okay. Vabbè, come tutte le grandi tradizioni deve essere così. Comunque, ha funzionato fino a 10 minuti fa. È un tema però importante, perché quanto possa cambiare tutto questo nell'ambito dell'esperienza in un appartamento è davvero una cosa. Un appartamento, in un hotel, sapete che Alexa ha un accordo con alcune catene alberghiere. Quindi tutto molto importante, tutto molto interessante. Ci sarebbe l'ultima slide. Riporto le parole della canzone di Ligabue. Si accende lo spettacolo. Io, come dire, vi auguro una bella esperienza in questi due giorni. Grazie ancora di essere venuti e che incominci la BTO. Grazie.